Bene, riprendiamo. Sarò questa volta un po' più breve, magari, però questa terza parte è quella che vi preannunciavo all'inizio, cioè abbiamo fatto questa lunga premessa, credo importante, era un po' quella una cosa abbastanza richiesta anche dal tipo di, così, di lezione frontale che mi era stata richiesta, però adesso vorrei che passassimo un po' più all'azione. Non so se la mia valletta qui adesso può distribuirvi questi fogli, li vedremo dopo. Sono di fatto una traccia che potrà servirvi per sviluppare alcune delle idee che vi andrò a presentare. Ovviamente a voi la scelta di decidere quale vi piacerà di più, vi potrà entusiasmare o in questa maniera più una traccia su come provare a fissare delle idee per implementarla, cioè per portarla proprio nella pratica, nella fase di realizzazione. Se ci state, se ci siete tutti, purtroppo ho fatto solo 10 copie, non pensavo si potesse fare una cosa più in gruppi, che comunque è un'opzione che potete sempre, diciamo, riprendere nel corso del workshop. Allora, ho un po' saltato la parte che c'era prima, in realtà era un po' qualche indicazione su come il trasporto pubblico si integra con le bici. In parte erano soltanto due esempi di come veniva consentito il trasporto delle biciclette a bordo degli autobus o comunque anche all'esterno degli autobus con dei portabici. C'era poi una fase un po' più in cui ci si addentrava un po' di più nel concetto di mobilità ciclistica e forse la premessa importante da fare è quella che ci troviamo chiaramente in un periodo, in un momento molto favorevole per provare a sviluppare, provare a smuovere diciamo questo assetto granitico della mobilità incentrata molto sull'utilizzo dell'autovettura e provare a fare qualcosa per cercare di sviluppare la mobilità ciclistica. Come vi dicevo, alcune di queste idee, la maggior parte di queste idee, non sono necessariamente delle idee che coinvolgono la pubblica amministrazione, quindi alcune di queste sono sviluppabili dal basso. In alcuni casi è prevista un coinvolgimento dell'amministrazione, soprattutto se scegliete di fare qualcosa sulle strade, quindi vi serviranno probabilmente dei permessi, delle cose, ma si tratta comunque di un impegno molto limitato, per cui non sono necessarie grosse risorse, non sono necessarie grosse operazioni di coordinamento, di pianificazione, eccetera. Si tratta di azioni molto semplici che in qualche maniera volevo soltanto stimolarvi. Questo è quello che trovate su quel foglio, quindi ogni volta che vi verrà presentata un'idea, riflettete in qualche maniera col foglio davanti un po' a questo tipo di elementi che vanno tenuti in debito conto per cercare di sviluppare l'idea. Allora, una prima azione, che era quella che era anche un po' contenuta nel titolo della presentazione, è appunto quella che si svolge sulle piste ciclabili. Quindi si svolge su una componente importante del sistema di trasporto che è appunto la via, la strada. Questo è credo sia essenzialmente l'elemento forse critico più importante che spesso viene portato all'attenzione un po' di tutti, dei cittadini, della pubblica amministrazione, il tema di come sviluppare una rete ciclabile. Abbiamo visto alcune città sono più capaci di farlo, di fatto si tratta di operare anche delle scelte molto coraggiose e purtroppo non è una cosa che si fa dalla sera alla mattina, cioè per avere un'adeguata rete ciclabile cittadina ci vuole comunque tempo, ci vogliono risorse e quindi un processo un po' più lungo. Ma che cosa si può fare per provare a sensibilizzare un quartiere, un'asse di penetrazione verso il centro, per esempio, rispetto alla possibilità di trasformare lo spazio stradale rispetto all'utilizzo che viene svolto attualmente. C'era una piccola fase di brainstorming che però probabilmente non riusciremo a fare perché vorrei concludere l'intervento. Intanto vi invito a riflettere su quanto è importante avere questa rete, cioè quanto è importante
sia per una questione di sicurezza, sia una questione di percezione della vivibilità stessa della città, dotare la città di una rete efficiente, capillare, continua di collegamenti ciclabili. E poi è possibile, laddove non fosse possibile avercela, allora probabilmente ci si può concentrare su di un asse, su di un collegamento, magari una strada, un itinerario che collega una zona residenziale al centro o una zona in cui c'è una forte presenza di attività di uffici, per esempio, alle residenze. E poi la riflessione, ma anche un po' la ricerca, secondo me, fatta proprio sul campo, andando a cercare, gli elementi che vi servono per costruirla, vi porta a ragionare anche su quanto costa. E io non ho dati da darvi perché ovviamente, ma non ce li ho in maniera de così dettagliata, ci sono dei dati di alcuni di questi esempi, ma diventa inutile farli, però vedrete che molte delle cose che vedremo di fatto non sono delle azioni molto costose, quindi con un'attività anche di fundraising, diciamo, basica, si potrebbero cercare di implementare. Allora, una prima soluzione può essere quella di creare delle piste ciclabili temporanee. Questo esempio è preso dalla città di San Paolo in Brasile. Qui su un asse grosso a scorrimento veloce, che è molto trafficato nel corso nei giorni feriali, nei giorni festivi invece viene completamente ristretta la carreggiata, come vedete, creando praticamente un'asse di penetrazione nel centro utilizzando dei semplici birilli. Quindi è un'azione che sì ha bisogno della pubblica amministrazione, ma come vedete gli strumenti utilizzati sono anche degli strumenti molto semplici, insomma dipende anche dalla lunghezza, ma si può operare in questo tempo. Ed è temporanea, è una misura che comunque finito il fine settimana viene ripristinata ad utilizzo delle strade. Un altro esempio, sviluppato nella città di Minneapolis, negli Stati Uniti, è quello appunto di queste piste ciclabili pop-up. Si tratta di far comparire una strada, una pista ciclabile dove non c'era. È un po' l'esempio che abbiamo visto prima, ma l'associazione che ha organizzato questa campagna lo ha fatto tenendo presente anche una condizione di sicurezza maggiore, che probabilmente vi crea anche meno problemi in fase organizzativa. C'è un'iniziativa in Svizzera in cui periodicamente vengono chiuse al traffico delle strade e si organizzano delle attività. Qui hanno pensato non soltanto di chiudere al traffico, quindi non c'è una presenza, come vedete, di strade, di auto che attraversano l'altra parte di carreggiata, ma hanno provato a ripensare questo spazio, inserendo delle fioriere ed un tappeto verde per collegare, per dare un po' l'idea visiva della pista. Qui, come vedete, hanno utilizzato delle strisce verdi, dei tappeti, insomma, delle cose che hanno anche un po' recuperato. Pare che per un chilometro hanno speso $600, ecco, questo per darvi un'idea più o meno dei costi. E poi ci hanno costruito un evento dietro, quindi un po' una manifestazione, un'operazione di sensibilizzazione, una piccola campagna di sensibilizzazione su questo tema. L'utilizzare dei materiali a basso costo può servire anche per installare delle piccole, per effettuare dei piccoli interventi di moderazione del traffico. Qui banalmente sono dei semplici dei vasi con delle piante e poi anche questi salsicciotti, insomma, ripieni di terra che sono stati utilizzati per disegnare anche una cosiddetta buffer zone, no? Un'area dove si può sostare con le auto e quindi si separa ulteriormente questa, diciamo, la possibilità che ci sia un'interferenza con le auto. E nel mezzo, come vedete, è stata creata una pista ciclabile bidirezionale. C'è poi chi questo concetto lo ha portato, diciamo, ad un'applicazione un po' più strutturata, un po' più. Quindi non soltanto legata all'evento, ma ad un'operazione permanente di recupero, di riequilibrio dello spazio stradale a favore della mobilità ciclistica. Questo è ovviamente in alternativa a opere infrastrutturali più importanti, laddove comunque sono previste delle piste ciclabili in sede riservata, delle corsie ciclabili. E qui l'operazione, questo è nel quartiere a Camden, a Londra, hanno, come vedete, utilizzato nuovamente le fioriere, forse non si vede bene, ma queste fioriere hanno anche degli elementi catarifrangenti, quindi sono visibili,
di notte. Chiaramente questo non impedisce che le auto ci possano andare a sbattere, a togliere, però crea un effetto visivo molto importante, che prevede poi l'utilizzo anche di altri elementi che sono, si chiamano armadillos, sono, diciamo, questi elementi, catarifrangenti, installati sulla sede stradale. Queste sono altre immagini riprese sempre dall'intervento di Londra e questi sono gli elementi utilizzati. Gli armadillos a volte sono utilizzati anche per delimitare, quindi per meglio segnalare le corsie ciclabili, cioè quelle che non hanno una vera e propria segregazione rispetto alla sede stradale e che in questo caso, nei casi più ottimali, sono colorate in una maniera differente, no? Noi in Italia le avremmo di colore rosso. Quindi, questa prima idea è un'idea che ha a che fare con la strada, con la via. Noi proprio qualche settimana fa, nel corso di un workshop che abbiamo organizzato sempre qui si è organizzato qui alle Manifatture Knoss, abbiamo sviluppato dei dissuasori mobili, quindi delle fioriere che trovate nello spazio esterno delle Knoss, in cui abbiamo utilizzato dei materiali di recupero, quindi dei pellet. Ci siamo immaginati queste fioriere in maniera similare al cosiddetto Jersey, New Jersey, sono delle barriere stradali che vengono utilizzate solitamente per i lavori stradali, sono quelle barriere rosse e bianche di plastica e che spesso anche in Olanda vengono utilizzate quando ci sono dei lavori e quindi servono per delimitare le piste ciclabili. Qualcuno poi ha recuperato, qualcuno loro, sempre loro di Scio Urbana, insomma. Ci sono anche dei rotoli di tappeto rosso che sono stati recuperati nei pressi del castello, sono stati utilizzati per una manifestazione e che quindi potrebbero anche essere utilizzati per banalmente essere srotolati su una strada e quindi piuttosto che disegnarla e fare un intervento permanente, potrebbe essere un'idea anche quella di avere una pista ciclabile temporanea utilizzando questi elementi che abbiamo già realizzato. Comunque fuori, dagli spazi esterni, potete vedere i prototipi che abbiamo realizzato e trarre ispirazione da questo e riflettere anche in base a quel foglio che vi ho distribuito su dove, come, in che maniera cercare di organizzare un'applicazione di questa idea. Un altro obiettivo, che era quello forse un po' più legato anche all'aspetto di fare un'azione che serva anche al sistema diciamo, di economia locale che si trova in una città, è quello di aiutare le attività commerciali ad essere un po' più bike friendly. Che cosa significa? L'avevamo detto, una delle soluzioni più interessanti è il Bike Corral, che è un cicloposteggio per biciclette creato eliminando dei posti per auto. Quindi laddove ci sono, tendenzialmente se ne eliminano due posti auto di fronte ad un'attività commerciale, che può essere per esempio un bar. Spesso i bar chiedono la concessione dello spazio per mettere dei tavolini e qui vengono delimitate praticamente lo spazio per le bici, vengono installati degli archetti per consentire naturalmente l'ancoraggio, il parcheggio in sicurezza delle biciclette, ma questo elemento, diciamo, il cicloposteggio è associato anche alla vivibilità dell'attività, quindi diventa una specie di. Anche un bar normalissimo può diventare un bar più accessibile per i ciclisti. E quindi potrebbe essere interessante capire innanzitutto se ci sono dei bar a Lecce che presentano queste caratteristiche, se sono disposti a sviluppare un'azione di questo tipo e magari insieme al comune chiedere la rimozione temporanea o permanente degli stalli di sosta e installare questa soluzione che comunque anch'essa ha dei costi contenuti. Vediamo anche perché poi adesso. Qui ci sono altre due foto, alcune foto, come vedete le soluzioni sono diverse e disparate, questi sono gli elementi che sono utilizzati, quindi gli archetti non sono fissati materialmente in ogni archetto non è fissato a terra, ma ci sono delle barre che li collegano e sono dei moduli che si potrebbero facilmente ricreare. Questa foto invece l'ho scattata a Scutari, dove vi dicevo prima c'è una cultura della bici piuttosto sviluppata, cioè che si è mantenuta più che altro. E banalmente questo è un ristorante
c'era uno spazio comunque per parcheggiare le bici, anche semplicemente per appenderle, che è un altro modo per consentire un accesso facile in quel caso ad un ristorante. Quindi le soluzioni possono essere veramente molto banali, molto semplici, che però probabilmente hanno bisogno anche di qualcuno che le vada ad implementare. Qualche dato. Perché insomma, ci sono pochissime esperienze, pochi dati che dimostrano in che maniera soluzioni di questo tipo possono favorire l'attività economica che le ha in qualche maniera sviluppate. Ve le leggo perché forse non si legge nulla. Quali sono i benefici? I principali 5 benefici, non leggo neanche io, comunque. C'è un diverso, il 53% degli intervistati, quindi dei commercianti, ha dichiarato che c'è stato un aumento dell'utilizzo dello spazio e dell'attività. Non leggo niente, purtroppo, quindi mi sa che forse devo leggere qui. C'è stato il 70%, 77% dice che c'è stato un aumento delle alternative di trasporto, cioè non solo è possibile arrivare all'attività al bar o all'attività commerciale in auto, ma anche in bicicletta, cosa che prima non era possibile, quindi è comunque un beneficio. L'84% dichiara che c'è stato anche un aumento della percezione del quartiere, della strada come uno spazio vivibile. Poi forse quelli più importanti sono che circa un terzo delle attività commerciali dichiara che 6 clienti su 10 giungono all'attività commerciale in bicicletta dopo l'implementazione di questa misura. E c'è anche una questione importante, che è l'aumento della capacità di parcheggio, perché laddove c'erano 2 auto, quindi potenzialmente 2 persone, 4 persone che possono, 4 clienti che possono arrivare e usufruire di quell'attività, aver installato quel tipo di cicloposteggio davanti all'attività commerciale ha aumentato la possibilità di parcheggio, quindi sono molte di più le persone che vi possono arrivare. Insomma, perdere due stalli di auto non è poi una grave perdita. C'è anche chi Budapest, ma questa è una soluzione in vendita, diciamo così, anche in altre città, ha utilizzato, come dire, un elemento per rendere ancora più visibile questo cambio. Questa è una soluzione appunto tipicamente europea, come vedete è fatta a ridosso degli esercizi commerciali. E un'altra delle attività invece imprenditoriali che si potrebbero sviluppare è quella di vedere non solo al negozio, che può essere un qualsiasi negozio, un bar, un ristorante, ma cercare anche di caratterizzare l'attività come un'attività legata in qualche maniera al mondo della bicicletta. Ci sono ormai in diverse città d'Europa i cosiddetti bike café o bike atelier, sono negozi di bici che offrono la possibilità anche di fare riparazioni o banalmente sono essenzialmente dei caffè, che però hanno all'interno molti elementi che ricordano un po' il mondo della bicicletta e che quindi in un certo senso sono poi presi un po' d'assalto, di mira, sono diventati anche degli hub sociali importanti nelle città. Il caso di Look Mum No Hands di Londra è forse quello più famoso, però come vedete ci sono anche dei barettini più semplici dove l'elemento bici con anche delle icone, insomma, lavorando anche semplicemente all'interno dei bar, e quindi lavorando anche sull'arredamento, si riesce a renderli più riconoscibili e quindi c'è un'azione che viene fatta non solo all'esterno col parcheggio, ma anche l'attività si caratterizza per essere un luogo di aggregazione per ciclisti. Qui entriamo in un altro universo che è quello di sviluppare delle attività imprenditoriali basate sul concetto, diciamo, di commercio ambulante. Qui c'è un caso forse abbastanza, diciamo, complesso, vedete? Credo che ci voglia un minimo di investimento per aprire questa attività. Però tempo fa a Lione mi è capitato di uscire dalla stazione per andare a prendere il tram per l'aeroporto e c'era una ragazza che aveva una bici, una piccola bici cargo con un piccolo cassone davanti e vendeva caffè, insomma, potevi fare la colazione. E cose di questo tipo, fra l'altro, si utilizzano spesso anche nelle
iniziative per sensibilizzare i ciclisti, molto spesso organizzando un tavolino con la colazione, magari installandolo al passaggio lungo una pista ciclabile. E quindi si sa che il ciclista può anche trovare, diciamo, ristoro o comunque può fare una piccola sosta e quindi in un certo senso, diciamo, l'idea del bike café non è poi così strutturato come questa, ma ho voluto metterla per farvi capire che in realtà poi le iniziative di questo tipo si stanno moltiplicando e sembrerebbe quasi che stiamo tornando al tempo in cui c'era il vecchio carrettino dei gelati che appunto funzionava così, a pedali. Cosa fare con i supermercati? Un'altra idea. Ovviamente la possibilità di parcheggiare la bici e quindi la possibilità di adattare lo spazio esterno o interno ai supermercati, che è comunque uno spazio spesso disponibile, magari eliminando qualche carrello, il posto dove si mettono i carrelli della spesa per alloggiare le biciclette è sempre possibile, quindi è un'opzione sempre da considerare. Qualcuno si è spinto un po' più avanti, la borsa Ortlieb che vedete, quindi una borsa, diciamo, di elevata qualità, è uguale a una che sta qui fuori, non so di chi sia. È stata offerta a prezzi veramente bassi, se no addirittura regalata, mi sembra, dalla catena Delhaize, che è una catena di supermercati belga. In alcuni casi si può organizzare un servizio di consegna a domicilio in bicicletta, con delle cargo bici o con delle bici dotate di carrellino, quindi per consentire anche a chi si muove col trasporto pubblico farsi portare la spesa a casa. Oppure si possono fare delle campagne per offrire degli incentivi a chi si reca a fare la spesa in bicicletta. Anche qui un progetto che è quello del Cycle Logistics si è occupato di questo tema, cioè di come sensibilizzare le persone ad attrezzare la propria bicicletta banalmente a fare la spesa. E come vi ho fatto vedere prima, quella statistica che avevamo visto proprio all'inizio. Praticamente la quota di spostamenti, se vi ricordate, è molto consistente, e quindi casa, spesa, casa, in buona parte rispetto alle quantità che vengono trasportate, non ha necessità di carrellini, di cargo bici, di rimorchi o quant'altro. Basterebbe semplicemente attrezzare la bici adeguatamente con delle sacche o con un cestino. Altra idea. Ci sono dei negozi di abbigliamento, ormai questa più che un'idea diventa una specie di moda, no? Avrete visto passando da un negozio di abbigliamento che spesso si ritrova una bicicletta lì in bella mostra, ormai la bici è un'icona che viene utilizzata anche per attrarre i clienti. Potrebbe non c'entrare niente con quello che si vende, ma una idea, un'azione che si potrebbe pensare di sviluppare è invece cercare di capire se il negozio di abbigliamento ha la possibilità, per esempio, di vendere un abbigliamento che possa andare bene per i ciclisti. Io ho un paio di Levi's, sono dei Levi's che si chiamano Commuter, stanno lì, che hanno delle strisce catarifrangenti qui sotto, diciamo, un rinforzo per pedalare. E li ho comprati a Lecce, non sapevo che vi fossero. Spesso andando su internet uno trova queste chicche, diciamo, piuttosto che la giacca traspirante o comunque un abbigliamento che non deve essere necessariamente tecnico, un abbigliamento per tutti i giorni. Eppure erano presenti, cioè li avevano a Lecce nel negozio della Levi's, cioè ora mi passeranno questo spot commerciale, però in effetti ce l'avevano in uno scatolo, ho dovuto chiedere, ah sì, ce li abbiamo. Quindi erano riposti e non erano adeguatamente valorizzati, eppure era un capo che poteva servire magari in una vetrina assieme a una bicicletta per invogliare anche le persone ad acquistare capi che possono servirli. Questo è importante perché la bicicletta come strumento di mobilità quotidiana, quindi non per svago, non per sport, bici da corsa, piuttosto che per fare mountain bike, ma semplicemente per andare al lavoro, per andare a fare la spesa, ha la necessità molto spesso che uno debba in qualche maniera adeguare il proprio guardaroba perché si può sudare, perché ci può essere la pioggia, insomma, ma esistono delle alternative che non necessariamente devono essere disegnate e vendute per quello scopo. C'è chi ha fatto una linea dedicata, c'è chi in realtà potrebbe semplicemente anche a un negozio a scelta nella vostra città provare a vendere o a mettere in vetrina degli indumenti che possano andare bene per il ciclista. Quindi, altra idea. Alcune azioni sulle residenze e sui luoghi di lavoro. Si è visto che molto spesso c'è qui c'è il famoso fenomeno delle bici in cantina, no? Le BIC, tutti hanno la bicicletta, però
è lì in cantina in bella mostra. Una delle azioni che si potrebbe sviluppare in un quartiere residenziale, per esempio, è quella di fare una sorta di consulenza ad un palazzo, ad un condominio o anche ad un'abitazione privata per ricavare dello spazio all'interno del cortile piuttosto che all'interno dell'abitazione per posteggiare la bicicletta. Ovviamente avere la bicicletta a portata di mano e non in cantina, probabilmente, prego, domanda. Microfono. No, c'è una legge regionale del 2013 che si chiama legge De Caro, il nome non lo so, in cui tra i vari articoli c'è l'invito alle residenze dell'IACP di liberare finalmente i luoghi comuni, l'atrio alle biciclette, perché spesso c'è il cartello vietato, posteggiare cicli e motocicli, invece da questa regionale i comuni dovrebbero attuarla ancora, a Lecce no, no, non è successo. Però questo può essere uno stimolo anche ad un gruppo organizzato di cittadini, di ciclisti, insomma, di associazione, un'associazione chiunque, a trovare una di queste IACP e provare a fare una di queste azioni, magari pubblicizzandola. L'effetto a catena sarebbe sicuramente, diciamo, importante e qualcuno potrebbe decidere di replicare l'esperienza. Questo progetto, Fit Suite, è stato sviluppato da alcuni colleghi di una società che si chiama Mobile 21, che è belga, in cui assieme ad alcuni architetti hanno provato a dise a, hanno disegnato, diciamo, hanno pubblicato delle linee guida per la progettazione degli spazi residenziali che tengano anche conto delle esigenze della bici. Ovviamente lì siamo nelle Fiandre, un po' diverso, insomma, direte voi, ci sono tante cose differenti, ma le soluzioni erano state anche delle più bizzarre, per esempio creare anche qui una specie di buffer zone in cui appena entrati c'era lo spazio per la bici, quindi semplicemente indietreggiando un po' la linea della cucina, o creando banalmente semplicemente un contenitore per mettere e nascondere le biciclette che però sia molto vicino alla via d'uscita. Non ho messo altre foto, ma c'è un video a quel link, poi ovviamente troverete tutto questo materiale, che vi fa vedere in che maniera nelle diverse abitazioni hanno sviluppato questa, quindi lo scivolino, piuttosto che la bici appesa, insomma, le soluzioni sono veramente tante. Una delle operazioni di, diciamo così, di consulenza che si potrebbero fare con pochissimo è quella di provare ad attrezzare uno spazio in una casa o in un palazzo. Ovviamente questo era un progetto importante, pensate anche ad un'azione un po' più di lungo respiro. Si costruiscono in tutte le città nuove residenze, molto spesso sono carenti questi spazi, quindi si fanno magari parcheggi, ma non si pensa ad un parcheggio, ad uno spazio coperto eppure, per posteggiare le biciclette, eppure nei palazzi ce ne sono tantissimi di spazi di questo tipo, non c'è la necessità diciamo, di fare grossi sforzi. Quindi questa è un'idea che riguarda le abitazioni, le residenze. Uscendo fuori dalle residenze, in alcuni quartieri, per esempio quartieri che possono non disporre di atri, case che si trovano sul fronte strada, quindi difficoltà di trovare spazio dentro l'abitazione, sempre a Londra, ma anche in altre città, si sono installati al posto di uno di questi bike hangar, si chiamano, occupa mezzo stallo, di un'auto. Vengono condivisi con i residenti, e sono installati nel quartiere, non ce ne sono ovviamente tantissimi, ci vanno 6 bici per ogni hangar, quindi generalmente se ne installano due, anche uno di fianco all'altro, come in questo secondo caso, quindi sono 12 biciclette. Qui sono stato un po' più dettagliato perché mi sembrava interessante il caso e anche come lo gestisci poi, no? Poi alla fine non sono infiniti questi posti, ovviamente. Quindi massimo, vengono accettate massimo 2 bici per famiglia e c'è un sistema di preferenza nell'assegnazione di questo spazio. A Londra è a pagamento, se non erro costa circa 30 sterline all'anno, adesso non ricordo bene. La quota di affitto dipende anche da quanto l'amministrazione decide di investire. Non so quanto costano, probabilmente non costeranno così tanto, o comunque soluzioni di quel tipo possono essere facilmente, insomma, costruite, ricavate in vario modo. Importante è chiaramente la sicurezza e il fatto che viene condivisa
una chiave che dà accesso a questo bike garage e che in qualche maniera ti porta poi a dover ulteriormente legare la tua bici a qualche altro strumento di ancoraggio. La preferenza è data a chi non possiede l'auto o chi lascia il pass dell'auto, quindi se tu rinunci all'auto hai diritto ad uno di questi spazi. Se non hai spazio a casa, quindi dipende anche da dove abiti. Se hai un'abitazione al secondo piano, allora sei sicuramente più titolato di un altro ad avere uno spazio in strada. E anche da questioni che sono un po' più difficili da monitorare, cioè quanto spesso utilizzi la bicicletta, oppure se in famiglia ci sono più utenti, più ciclisti. Però, diciamo, questo è un caso interessante di come immaginarsi una via residenziale che cambia faccia, quindi in una utopia possibile. C'è lo spazio per il parcheggio lungo strada, cicloposteggio lungo strada, magari di fronte ad un'attività commerciale, ma anche delle strutture che possano contenere in sicurezza le bici dei residenti, laddove non fosse possibile alloggiarle in casa o nel palazzo. Ma la questione dei palazzi, dei luoghi di lavoro come dei luoghi di residenza, dei condomini, no? Sappiamo tutti che a Milano c'era una ordinanza, quindi anche quello è un modo per fare pressione sulle amministrazioni. Le amministrazioni possono emettere un'ordinanza al sindaco che obbliga i condomini a dotare lo spazio di, diciamo, gli spazi condominiali di un luogo, di un posto dove poter posteggiare la bicicletta. Non è sempre così, stranamente, anzi, questo viene vietato. A New York c'è un programma del Dipartimento dei Trasporti che si chiama proprio Bikes in Building, che riguarda la costruzione di nuovi edifici, come anche gli edifici dove sono localizzati uffici, attività economiche, che devono prevedere, in ogni caso devono accettare le bici, quindi devono poter prevedere l'accesso alle biciclette, anche in alcuni casi si pensa comunque a palazzi che magari dipende dall'attività, ma possono avere anche degli ascensori, quindi questo viene notevolmente facilitato. Anche in questo caso non ci vogliono molte risorse, però l'effetto probabilmente sulla possibilità che alcuni utilizzino la bici in un luogo laddove si concentrano molte persone che quotidianamente vi si recano, dipenderà chiaramente dalle distanze che percorrono, ma insomma, se non sono proprio tutti di fuori paese, di fuori città, non prendono treni, non devono coprire grosse distanze, la possibilità che questi cambino il loro stile e passino la bici è enorme. Qualcuno la porta vicino al proprio luogo di lavoro e in alcuni casi, quando solitamente si dice le distanze da percorrere in bicicletta sono superiori ai 30 minuti, quindi c'è magari una sudorazione maggiore, eccetera, alcuni di questi palazzi, di questi luoghi di lavoro prevedono anche insomma, delle stanze nelle quali ci sia una doccia o degli armadietti dove potersi cambiare. Quindi anche questa è un'idea che viene spesso associata alla trasformazione di uno spazio, di un luogo, quindi non soltanto di un'opera di sensibilizzazione. Credo che l'opera di sensibilizzazione legata a questo aspetto più famosa sia il cosiddetto bike to work, no? Vengono organizzate le campagne per andare al lavoro in bicicletta. Oggi, esattamente, oggi è il bike to work, l'ho scoperto. Io cito sempre un po' c'è chi diciamo, è anche un po' contro queste iniziative, nel senso che cosa significa che oggi è il bike to work? Quindi oggi ci vado e poi domani non vado più, oppure il mese della bicicletta sembra quasi relegare al mese di maggio quando fa bel tempo l'utilizzo della bici e poi a giugno comincia a fare un po' più caldo, lasciamola stare. È ovvio che sono delle azioni che servono a sensibilizzare, cioè a fare in modo che chi non usa la bici si avvicini, cerchi di capire in che maniera poter non utilizzare più l'auto e quindi recarsi al lavoro in bicicletta, ma vanno accompagnate da misure che invece incidono sulla trasformazione in qualche maniera degli spazi. E questo sicuramente è una misura di accompagnamento che non può essere dimenticata. Ci sono poi delle azioni sugli individui, cioè vogliamo provare a fare un po' di sensibilizzazione che però abbia anche un elemento di training quasi, no? Di provare ad assistere un non ciclista a diventare ciclista. E l'esempio che io trovo più interessante, che a me piace, ci abbiamo lavorato con alcuni colleghi per scrivere un progetto su questo tema, è quello del bike coaching. Le esperienze che vedete, Bike Experience è una campagna che viene lanciata nel mese di maggio
a Bruxelles, mentre Mubike Buddy è organizzato da Mubi, che è un'associazione di Lisbona di ciclisti, quindi i promotori possono essere o, come nel caso del Bike Experience, associazioni di ciclisti finanziate anche dalla pubblica amministrazione, quindi con una serie di risorse anche per fare delle campagne di comunicazione più importanti, oppure un servizio che viene offerto da un'associazione di ciclisti locale. In che cosa consiste? Essenzialmente avere un personal trainer che per una settimana ti accompagna in bicicletta al lavoro, nel senso non che ti porta dietro sul seggiolone, ma innanzitutto ti aiuta a scegliere la bici migliore per fare il tipo di spostamento del quale hai bisogno, ti dà delle istruzioni su come effettuare il routing. Non è detto che la mente di un automobilista è abituata a prendere delle traiettorie, a fare degli itinerari. Un ciclista che abbia un minimo di esperienza di pratica di bici, anche in ambito urbano, sa perfettamente che invece lo schema mentale è completamente diverso, no? Quindi ci sono tante scorciatoie, tante anche piccoli trucchi per evitare magari le intersezioni pericolose. Pensate che in bici una piccola deviazione comunque non comporta una gran perdita di tempo, ovviamente. È importante, qui ci sono delle altre statistiche che sempre non leggo però, che sono state effettuate appunto da Mubi a Lisbona, hanno chiesto dopo una settimana di prova alle persone che avevano partecipato al coaching quali erano gli elementi che gli erano sembrati più importanti di questa esperienza. Quasi tutti hanno dato un voto incredibile alla sicurezza, cioè aumenta la percezione di sicurezza. Eppure non si tratta di avere la pista ciclabile nuova a disposizione, si tratta semplicemente di utilizzare la bici, quindi si tratta di cambiare diciamo, quell'approccio mentale alla bici che molto spesso è un elemento che frena, soprattutto nella fase iniziale. Considerate che la bici è un elemento per il quale anche chi poi non è allenato, me compreso quando non la uso per molto tempo, insomma, le prime volte fai un po' di fatica, magari sudi un po' di più, però è anche un modo di trasporto che ti consente pian piano di apprendere, di diventare anche più agile, di avere comunque una mobilità migliore man mano che la si utilizza. Altri elementi sono appunto l'autonomia, il grado di socializzazione, il comfort, eccetera. Quindi questa è un'idea molto interessante che comincia così, c'è una piattaforma in cui ci sono degli ciclisti più esperti che offrono il proprio coaching. Si organizzano delle colazioni o dei caffè in cui ci si incontra, perché uno ha un profilo e può scegliersi liberamente il coach, e insomma ci si conosce, si fa una piccola introduzione teorica alla bici, e dopodiché il coach ti viene a prendere la mattina, ti accompagna a lavoro o a scuola o a fare le compere e ti riaccompagna a casa per una settimana. Questo si è dimostrato sia un metodo che ha molto efficace, soprattutto perché quando finisce il periodo di coaching, la persona che a questo punto comincia a pedalare da sola, non ha più bisogno di questa assistenza ed è molto probabile che continuerà a farlo anche nelle settimane a venire. Senza rotelle. Oh, un'altra azione, un'altra idea è l'azione sui bambini. Avete visto, no? Prima abbiamo visto le statistiche, anzi, me ne mostro subito un'altra, che è questa qua. I bimbi vanno, questa è una statistica della Puglia, viene fra l'altro monitorata, prego. Parla di bambini, ovviamente diciamo, i soggetti di questo, Sì. ma io poi... Oggetto che devo cambiare ai genitori, no? Sì, te lo faccio vedere a breve, dammi un secondo. Il bambino difficilmente andrà a scuola da solo, insomma, no? È sempre il genitore che avete visto pure dal grafico di prima che c'erano i bambini che andavano a scuola in auto, poi quando gli si chiedeva ma come vorresti andare a scuola rispondevano spesso in bici o a piedi e poi ci sono gli insegnanti che vanno a scuola essenzialmente anche loro in automobile. Questa statistica, Occhio alla Salute, viene pubblicata in Italia dalle ASL, dalle varie ASL, quindi abbiamo anche una base di dati per capire in che maniera si muovono i bambini, insomma, l'utenza scolastica nelle varie province, nelle varie regioni. Allora, una prima azione può essere fatta sì con i genitori, ma dando un ruolo più attivo al bambino. Questo qui è un cicloposteggio, diciamo così, in realtà non lo era,
è semplicemente una barriera creata in una scuola milanese davanti all'ingresso di una scuola. I genitori sono organizzati per far andare i bimbi a scuola con la propria bicicletta, chi con quella senza rotelle, quindi solo diciamo, chi quella con le rotelle, e poi come i grandi, alla fine i bimbi imparano a posteggiare la bici e all'uscita vengono riaccompagnati. Quella lì è mia figlia, lei ha una bicicletta appunto come è una bici senza pedali. E quindi io l'ho sperimentato, cioè è sempre possibile. I bimbi che vanno in bicicletta, soprattutto con quelle lì, sono più veloci del bimbo che va a piedi. Quindi il genitore che accompagna il bimbo a piedi va più velocemente perché deve essenzialmente seguire il bambino. È sempre possibile, siccome sono ovviamente di taglia molto piccola, andare sui marciapiedi, quindi non ci sono grosse pericolosità. Ovviamente la pericolosità esiste nel caso degli attraversamenti e in questo caso anche io prendo la bici, la bimba in mano e attraverso sulle strisce per poi riprendere il tragitto sul marciapiede successivo. Ed è una cosa che in termini di tempo è molto, diciamo, conveniente perché mia figlia poi è un po' più lenta, quindi magari andare a piedi a scuola con lei mi porta via del tempo, invece così va molto più spedita e molto spesso mi metto dietro di lei e dopo le prime volte le chiedo a lei di andare da sola. Quindi lei è in grado di dire se bisogna girare a destra, a sinistra. Lei è in grado di arrivare a scuola e quindi di imparare il percorso 3 anni e mezzo, sì, 3 anni e mezzo. Noi lo facciamo, ormai abbiamo fatto tutto l'inverno così, non quando piove, probabilmente è un po' più scomodo, però è una cosa semplice. Provate a pensare su quel foglio a come magari sviluppare una cosa, probabilmente un flyer da distribuire nelle scuole, una piccola azione per rendere visibile anche la presenza dei bambini, no? È una cosa che a me mol piace moltissimo, il fatto che si vedano le bici dei bimbi parcheggiati fuori dalla scuola e non le auto. Quindi è un'azione veramente semplice che parte dal fatto di trasmettere questo stile di mobilità un po' più attivo già ai bimbi da quando sono piccoli. Poi ovviamente i grossi, il target group può essere completamente diverso. E quindi possono diventare i genitori, ci sono probabilmente delle istanze maggiori da coprire, quindi magari l'opzione di prima non è sempre percorribile. E qui non sto a dirvi quali siano i metodi per trasportare dei bimbi in bicicletta, qualcuno me lo chiedeva prima, ma infatti c'è qui il sito di questo progetto che si chiama Bambini, in cui ci sono delle linee guida che spiegano anche che tipo di seggiolino comprare, che genere di accortezze, magari questa bici ha un cavalletto doppio, quindi consente anche di maneggiare il bimbo, ci sono diverse soluzioni. Quando i bimbi aumentano, probabilmente si riesce a ottimizzare utilizzando un carrellino, so che qualcuno di voi lo fa. Io mi sono molto sorpreso qualche giorno fa quando fuori dalla scuola di mia figlia ho trovato una Christian Bike, che è una bici che viene costruita con, non è questa qui, ma insomma per intenderci è una bici con un cassone davanti, di una mamma che non è una fanatica del ciclismo, non è un attivista, non è, insomma non la conosceva nemmeno, l'ha vista di sfuggita su internet, l'ha comprata perché ha 3 bambini. Quindi per lei, abitando in centro, era molto scomodo. Intanto era difficile prendere la macchina per accompagnare 3 bambini e in questa maniera riesce a mettere i bimbi nel cassone della bicicletta e a fare il giro per accompagnarli a scuola. Quindi esiste anche a Lecce, e pensare ad un'azione di questo tipo, anche qui può essere un'azione di sensibilizzazione, di incentivo, di mettere a disposizione questo genere di biciclette da parte dei genitori. Poi facciamo un salto, diciamo, di qualità, credo anche di investimento, però mi piacerebbe trovare una scuola così avanti, così avanti, che oltre al fatto di fare il piedibus, il bicibus, eccetera, a me piacerebbe avere una scuola che organizza gli scuolabus in questa maniera e che porta i bambini. Qui ce ne sono 7, ne vedo, però insomma. Ovviamente la produzione di queste bici sono cose che si trovano in Olanda.
a volte si organizzano più linee, ci sono i genitori con le pettorine, c'è chi fa questo servizio, no? Sapete che la gestione di un servizio di piedibus o di bicibus è fondamentale, che non vi ho mostrato perché mi sembrava un po' troppo, non dico banale, però insomma una cosa piuttosto conosciuta, presuppone l'impegno da parte dei genitori in qualche maniera, ci si divide il favore per accompagnare i bambini, si organizza questa linea. Ecco, questo è un modo che probabilmente ha dei costi superiori, però mi piacerebbe che ci fosse qualche scuola dotata di questo genere di mezzo di trasporto, anche semplicemente per sensibilizzare alcune cose. Io ho quasi finito, l'ultima cosa che vediamo è una sesta idea, sesta area, diciamo, che riguarda la ciclologistica. Probabilmente ci sono soltanto due altre slide, qui è un po' un compendio. Pensate anche a un'azione che potrebbe favorire il trasporto delle merci. Lo dicevamo qui all'ECNOS, il venerdì si organizza un mercatino a chilometro zero. Forse questo mercatino andrebbe pubblicizzato maggiormente, cioè chi lo sa, chi non lo sa, però sarebbe carino che si pensasse anche a una forma più ecologica, più anche visivamente più interessante di distribuzione delle merci, soprattutto per il cosiddetto ultimo miglio o ultimo chilometro, che potrebbe tranquillamente essere gestito integralmente con mezzi a due ruote, siano essi magari a pedalata assistita come il triciclo in alto, siano invece delle cargo bici più semplici. C'è ancora la foto della signora che va in bici con le sacche. Tutto questo diciamo che attraversa, coinvolge diverse tipologie di servizi e di utilizzi, siano anche essi un'azione che potrebbe rivolgersi a sensibilizzare le pubbliche amministrazioni. Vedo ogni tanto dei vigili in bicicletta, si vedono anche, spesso vedo dei postini in motorino, a volte si vedono anche essi in bicicletta, però insomma ci sono tanti ambiti di sperimentazione che riguardano non più il trasferimento delle persone ma delle cose, quindi anche questa può essere una riflessione. Forse proprio l'ultima è quest'idea del lab a chilometro zero. Molte attività commerciali localizzate all'interno dei centri storici, per esempio, hanno una scarsa disponibilità di spazio, lo spazio costa, quindi è ovvio che se un negozio, magari la merce me la porto in macchina, c'ho il deposito a casa o da un'altra parte, si potrebbe pensare a delle piattaforme localizzate nei pressi dei centri storici che facciano un po' da deposito remoto per queste attività e la distribuzione. Quindi i camioncini essenzialmente arrivano a scaricare in questi piccoli micro hub, e siano poi le bici o le cargo bici o i tricicli, questo appunto è un nostro triciclo del Triclò, che distribuiscono poi all'attività al punto finale, con delle iniziative che anche qui sono già state, cioè tutto qualcosa che è stato realizzato con la Coldiretti, se non erro, che organizzava un mercatino a chilometro zero, qui siamo a Padova, l'articolo si riferisce a Padova, è stata associata alla presenza del Triclò per fare le consegne a casa, le consegne a domicilio. Quindi questa era un po' l'ultima idea, l'ultima, come dire, l'ultimo spunto che volevo darvi, ed è stata una carrellata chiaramente un po' forse veloce che abbiamo fatto, perdonatemi anche se stamattina forse la cosa è stata un po' meno, diciamo è stata un po' più di premesse che però ritenevo importanti, ma tutta questa carrellata è in realtà, vi sarà resa disponibile credo sul sito stesso dei laboratori dal basso, quindi ve la potete scaricare, e nella scheda che vi ho dato, è essenzialmente un modulo, la possibilità che anche all'interno di questo workshop proviate a sviluppare una di queste azioni insieme, in gruppo, singolarmente, per poi provare a fare realmente qualcosa. Come vedete non riguarda soltanto un ambito, non dobbiamo per forza preoccuparci o fasciarsi la testa di trasformare fra 20 anni la città con una rete di piste ciclabili efficienti e quant'altro,
ma ci sono delle piccole cose che invece fanno molta massa critica e incidono anche sui comportamenti, sulla disponibilità di spazio per le bici a casa, nei luoghi di lavoro, su azioni quotidiane tipo andare a comprare, a fare acquisti o a accompagnare i figli a scuola. E quindi sono, diciamo, degli spunti che volevo darvi ed anche una traccia attraverso la quale svilupparla su quel foglio, tenendo presenti gli elementi che vi ho detto prima, per provare poi a organizzarla e quindi avere anche un'idea di quante risorse ci servono per fare un'azione di questo tipo, e anche in che tempi farla, perché non c'è bisogno, insomma, di investire anni per sviluppare un'azione di questo tipo, è qualcosa che mi sembrava molto pratico. E però volevo, insomma, darvi una panoramica il più ampia possibile sulle possibilità appunto di azione concreta. Io ho finito, grazie, spero di non avervi tediato troppo. Grazie Cosimo, è stato molto interessante. Cosimo sarà dei nostri per qualche altro momento, cioè le ore di lezione sono finite adesso, Sì. però in realtà passerà da qui e quindi vi invito a compilarli anche insieme con lui, anche nelle pause, insomma, quando è possibile.